Quindi da quest'anno l'evento avrà 10 squadre di partecipanti. Sono certa che vincerà il migliore, però c'è già un vincitore, è il nostro mammut, quello che è stato ritrovato l'anno scorso a Terranova e che ovviamente è oggetto di restauro, e l'evento servirà a una raccolta fondi, poi la direttrice del Museo Paleontologico ci spiegherà tutti i particolari. L'evento appunto servirà a creare una raccolta fondi per il restauro e poi l'inserimento del mammut nel Museo Paleontologico, che ricordo è uno dei più importanti in Europa. Allora io lancio la sfida, vinca il migliore, ovviamente avrò la mia squadra di cuore, che è quella del Comune di Montevarchi. Ringrazio tutti e invito tutti quanti a partecipare numerosi agli eventi. Grazie, buongiorno. Abbiamo lanciato questa sfida a tutti i paesi del Val d'Arno, a tutti i comuni del Val d'Arno, perché ci siamo un po' ispirati all'edizione famosa dei Giochi Senza Frontiere, un evento televisivo che è rimasto un po' nei cuori di tutte le nostre generazioni. E quindi abbiamo cercato di replicare questa sfida anche nel nostro Val d'Arno, cercando di lanciare alcuni messaggi. Non ci interessa soltanto promuovere il divertimento tra noi, unire tutte le varie frontiere che esistono anche tra i nostri comuni valdarnesi, ci interessa anche promuovere un tipo di gioco sano, quindi che possa essere, diciamo, un messaggio forte di cooperazione attraverso questi giochi che sono goliardici per natura e che possono anche mandare un bel messaggio. Non Buongiorno a tutti, io ringrazio gli organizzatori per questa opportunità che viene data al Museo Paleontologico di difendere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso il gioco. È l'obiettivo del museo da anni, da sempre, e in particolare in questi ultimi anni noi ci stiamo veramente sforzando per portare questo tema, un tema a volte anche difficile, quello della preistoria, quello della paleontologia, delle testimonianze fossili, in mezzo alla comunità, a tutta la comunità, a prescindere dalle proprie professioni, dall'età, credenze, eccetera. Perché il patrimonio culturale del territorio, questo tipo di patrimonio, è un patrimonio che veramente appartiene a tutti. E allora quindi deve, con linguaggi sempre diversi, deve entrare nelle corde di tutte le persone che saranno poi responsabili del proprio territorio. Quindi è con questa, diciamo, filosofia che abbiamo collaborato a questa edizione in maniera assolutamente entusiasta. E il mammutus, diciamo, del tasso ci richiama l'attenzione a questo Val d'Arno, che al di là dei confini amministrativi è un Val d'Arno che ha delle specificità geologiche culturali, storiche, assolutamente trasversali, che accomunano tutti e che è conosciuto forse più all'estero che da noi.